I dipendenti della provincia autonoma di Bolzano sono circa 4.000. Un recente monitoraggio rivela che in un anno sono stati consumati 4.832 singoli giorni di malattia. E provate a immaginare qual è il giorno nel quale ricorrono maggiormente i malesseri passeggeri, quelli di breve durata. È il lunedì. Ai Freiheitlichen qualche sospetto è venuto e hanno presentato una dettagliata interrogazione alla giunta, ottenendo qualche risultato, se è vero come è vero che l'esecutivo sta esaminando la situazione e pensando seriamente di mettere mano alla normativa. Già oggi, comunque, anche se non è richiesto il certificato medico, comunque noi diamo luogo ai controlli, perché i controlli si fanno anche sin da subito, anche se è solo un giorno, cioè la persona deve ovviamente essere a casa, deve essere rintracciabile, ha solo, diciamo, quei margini orari dove può anche uscire dalla casa propria e così via. Oltre a questo, si pensa a prevedere anche la necessità di portare il certificato in ogni caso, per il futuro si vedrà, però prima vorremmo anche fare una serie di valutazioni di convenienza. Di convenienza però nel senso di risparmio per la provincia sempre. È sbarcata nella tarda mattinata odierna all'aeroporto di Monaco di Baviera, proveniente dal Kazakistan, dove è stata impegnata in uno dei tanti appuntamenti sportivi che la vedono protagonista, ai quali affianca quelli in tema di solidarietà. L'ultimo in ordine di tempo vede impegnata Carolina Kostner a fianco della Lega per la lotta contro i tumori. È testimonial di una campagna tesa a rafforzare e ringiovanire il gruppo di volontariato della LILT. Oggi la pattinatrice gardenese ha visitato una delle case di accoglienza della LILT a Bolzano, alloggi dove vengono ospitate persone che non abitano nel capoluogo altoatesino e che presso l'ospedale San Maurizio sono in cura oncologica o in attesa di un trapianto. Il suo sorriso, offerto come valido ausilio alle terapie. La sua dolcezza, unita alla tenacia, possono effettivamente rappresentare la giusta combinazione per rincuorare i malati e per sollecitare tutti, e soprattutto i giovani, a dare una mano alla Lega per la lotta contro i tumori. Ma penso che sia innanzitutto una cosa importantissima di essere consapevoli di quanto bene stiamo e quindi di col poco che possiamo fare dare un aiuto alla gente che ne ha bisogno, che ne ha tanto bisogno. E quindi per me è un grandissimo piacere, onore che me l'abbia chiesto e ho accettato con tanto piacere. Oggi hai fatto una visita particolare, cosa ti è rimasta di questa visita? Ma io devo dire che sono rimasta molto impressionata dall'atteggiamento positivo Di questi pazienti, dei vero? pazienti, Sì, vero? pieni di fiducia, di energia Esatto, e e di penso che speranza. anche grazie a te, all'esempio che hai creato e che stai mandando avanti. Sì, abbiamo molto bisogno di volontari perché le nostre attività sono molto vaste. Abbiamo bisogno di volontari anche giovani perché abbiamo delle attività che possono interessare anche i giovani. Per questo abbiamo scelto Carolina, può dare ai pazienti questa capacità di vincere. Quindi ha un mix, in effetti, che è l'ideale per una volontaria che si avvicina ad un paziente, perché dà serenità e nello stesso tempo dà loro la forza di poter reagire, di vincere la malattia, di poter superare questo tunnel nel quale sono stati controvoglia intromessi. Il rogo si è sviluppato verso le 10.30, ancora incerte le cause. Potrebbe essersi trattato di un cortocircuito ad un macchinario custodito nel fienile del Masumuor, in località Eschio, nel comune di Verano, sull'altopiano del Salto. Le fiamme hanno trovato facile esca nel fieno e nella struttura in legno ed erano visibili da quasi tutto il circondario. Il proprietario era nella stalla per mungere la latte. Su un colpo è uscito le fiamme, lui ha chiamato subito 115, ma subito era già tutto in fiamma, era tutto secco e le stalle ormai sono son così, non si può fare niente.
Sul posto i vigili del fuoco volontari di Verano, Meltina, Merano, Avvelengo, San Genesio e quelli del corpo permanente di Bolzano, in tutto hanno operato 120 uomini. Non risultano feriti né intossicati da fumo. Messo in salvo il bestiame, una ventina tra mucche e vitelli che si trovavano all'interno della stalla. Dal giugno 2015 Marco Bernardi lascerà dopo 35 anni la carica di direttore del Teatro Stabile di Bolzano, evento di particolare delicatezza a fronte del quale ci si è preparati per tempo. Nei mesi scorsi è stata promossa una selezione pubblica alla quale hanno aderito 71 candidati. I curricula sono stati vagliati da un'apposita commissione che infine ha puntato sul nome di Walter Zambaldi, scelta ratificata dal Consiglio d'amministrazione dell'ente teatrale. È una grande felicità, una grande gioia, è un onore ovviamente. Da una parte c'è la responsabilità che incombe e dall'altra la grande gioia per una nomina di questo tipo. La serietà della nomina prevede un affiancamento di un anno e quindi il fatto che comunque si possa costruire un progetto ambizioso con tutti i tempi necessari. Quindi è un altro aspetto positivo che dimostra la serietà e rispecchia assolutamente la gestione del Teatro Stabile, quindi è molto prematuro per parlare di una cosa, di un progetto artistico. Walter Zambaldi, 39enne, sarà il primo bolzanino a dirigere il Teatro Stabile, che vanta una storia lunga 65 anni. Già assistente di Marco Bernardi, Zambaldi dal 2005 è direttore della Corte Ospitale, centro di produzione, formazione e ricerca per il teatro con sede a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e dal 2010 è produttore degli spettacoli di Paolo Rossi. Durante la prossima stagione affiancherà l'attuale direttore per poi assumere la direzione del Teatro Stabile di Bolzano a partire dal 2015 con un contratto triennale. Sono sempre più numerose le segnalazioni di disagi o di vere e proprie truffe che arrivano al Centro Europeo Consumatori. Oltre 80.000 l'anno scorso in tutto il vecchio continente, segno evidente che le grane sono dietro l'angolo quando si tratta di acquistare un viaggio o un pacchetto vacanza. In qualche maniera crescono i rischi a fronte dell'aumento di prenotazioni online, non tanto perché la rete non dia sufficienti garanzie, quanto invece per la non adeguata preparazione degli utenti a districarsi nei vari siti. Anzi, l'acquisto online è ormai sicuro o quasi. Ma in realtà sì, non c'è nessuna differenza con l'agenzia viaggi tradizionale se diamo un po' attenzione ad alcune circostanze, se diamo un occhio a quello che è il sito internet dove ha sede l'operatore commerciale che mi vende questo viaggio e se pongo attenzione se ci sono già delle caselle preimpostate di servizi accessori che magari in realtà non vorrei nemmeno acquistare. E da questo punto di vista dovrebbero intervenire delle novità normative per essere ancora più trasparenti nei confronti dell'utenza? Esatto, a partire dal 13 giugno 2014 verranno modificate alcune disposizioni del codice del consumo e queste appunto prevedono che questo cosiddetto opt-out, quindi il fatto che io debba togliere queste spese accessorie non sarà più legittimo, sono io consumatore che voglio acquistare un'assicurazione, quindi io devo cliccare l'assicurazione ma non la devo togliere come succede adesso. I casi però di disagi capitano per le più svariate ragioni. Veronica Priller è un'impiegata di Lives. L'anno scorso doveva partire in aereo da Monaco di Baviera alla volta di Hurghada sul Mar Rosso. Una volta salita sul velivolo le è stato detto che per un guasto il decollo doveva essere rinviato di 24 ore. Il giorno dopo è regolarmente partita per la sua vacanza, ma una volta tornata a casa ha chiesto un risarcimento alla compagnia aerea, che le ha risposto dopo 8 mesi offrendole un buono. Grazie al Centro Europeo Consumatori ha invece ottenuto ciò che voleva. E dopo 3 settimane avevo ricevuto i soldi. Quanto? 400 euro per persona. Quindi la storia le ha insegnato che è meglio darsi da fare e alla fine si ottiene ragione? Sì, sicuramente era un po' da fare, però ci è convenuto, diciamo. La decisione era stata assunta oltre 2 mesi fa dalla provincia proprietaria del parcheggio interrato dell'ospedale di Bolzano. Del 3 giugno scorso l'entrata in vigore dei rincari. La tariffa oraria è passata da 1,20 euro a 1,50 euro. Record assoluto per quanto riguarda un posteggio a servizio di un nosocomio in Alto Adige. Oggi siamo andati al parcheggio dell'ospedale di Bolzano a sentire cosa ne pensano gli utenti.
Non so cosa dirle, guardi. Per me è ingiusto così l'aumento. Sì, perché bisognerebbe comunque agevolare la sosta breve, quindi agevolare i pazienti che si fermano qui soltanto per un'indagine veloce, magari dare l'agevolazione per la prima ora e dopo magari incrementare il costo. Ecco, ma non con queste cifre qui, mi sembra veramente un'esagerazione. Ma a dire la verità l'ho visto stamattina, per cui non ho ancora avuto il tempo di farmici un pensiero. Ultimamente lo so, io ero una dipendente, per cui prima avevo l'abbonamento, solo in questo periodo lo uso così perché sono in maternità, però effettivamente capisco che per alcune persone possa anche diventare un po' dispendioso se si usa spesso, insomma. A me non pesa perché non lo uso tanto. È uno che si ferma qui un'ora e un minuto paga 3 euro come 2 ore intere. Quindi c'è la possibilità di parcheggiare anche fuori. Però ci sono pochi posti fuori. Sì, ma non è un problema. Sì, ho visto che ha aumentato, per mezz'ora si paga tutta l'ora, e beh, troppo, secondo me. Io ho l'esperienza più generale per tutto il Triveneto ed è l'unico ospedale che ha questa tariffa così elevata, almeno nella zona circostante all'ospedale. In altri parcheggi del Triveneto che cifre ci sono? Ma addirittura andiamo a 1 euro per tutta la giornata, anche in provincia di Vicenza. A Vicenza in città ci sono 50 centesimi per la prima ora e mezza, quindi ci sono delle agevolazioni per la sosta più breve. L'assessore provinciale alla sanità Marta Stocker ha preso oggi posizione affermando che si è trattato di un adeguamento alle tariffe del parcheggio Meyer Nusser in centro a Bolzano e invitando tutti in sostanza a usare l'autobus per recarsi in ospedale. Io credo quando si ha un servizio pubblico così buono e senz'altro anche poco costoso, innanzitutto quando si tratta di persone anziane, allora penso sì che si può andare anche a un costo di parcheggio che è al pari con il meno costoso della città di Bolzano, il Meyer Nusser, come era sin dall'inizio. L'Istituto per le Innovazioni Tecnologiche e l'Autostrada del Brennero hanno scommesso per primi sulla diffusione dell'idrogeno come carburante del futuro. Oggi è stato inaugurato il Centro Idrogeno a Bolzano Sud, il primo in Italia del genere. I pilastri di questo progetto innovativo sono la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno, nonché la diffusione di know-how. La macchina c'è la combustibile, è ricaricata in 3 minuti e ha un'autonomia di 600 km. Quindi saranno le macchine di famiglia, di prestigio, saranno le macchine più grandi che offrono tutto il comfort e la sicurezza delle macchine che noi conosciamo. Al momento le macchine fuel cell non hanno ancora il costo di mercato perché è una pre-serie. Saranno fabbricate di serie fra 1 o 2 anni, dipende dall'azienda, che diciamo sono tutte le aziende grandi che vogliono portare al mercato i loro modelli fuel cell, e lì avranno un prezzo poco sopra un prezzo di una diesel ibrida. La struttura sita nei pressi del casello autostradale di Bolzano Sud servirà in una prima fase a rifornire gli autobus a idrogeno che circolano a Bolzano, poi la sfida si sposterà sull'approvvigionamento delle auto private. L'idrogeno impiegato per alimentare i veicoli viene utilizzato sia allo stato puro sia miscelato con metano ed è ricavato da fonti rinnovabili mediante processo di elettrolisi. L'impianto di produzione di idrogeno è in grado di sostituire circa 525.000 litri di benzina e 440.000 litri di gasolio all'anno. Noi come società Autobrennero siamo molto convinti nel dare dei contributi a favore dei territori attraversati. Da una parte realizziamo pareti fumoassorbenti, investiamo nell'infomobilità, ma dall'altra parte ci sembrava utile e anche giusto investire delle risorse per dare la possibilità proprio anche a favorire lo sviluppo di una tecnologia nuova per la mobilità in sé, cioè per le autovetture. Stamani la cerimonia di inaugurazione che ha avuto come ospite d'eccezione l'alpinista Reinhold Messner, che ha tenuto una relazione sul tema dell'economia sostenibile. All'ordine del giorno dell'assemblea annuale del Wirtschaftsring, tenutasi ieri a Bolzano, la nomina del nuovo presidente. Per il prossimo biennio la carica sarà ricoperta, come già preannunciato nei giorni scorsi, da Philipp Moser, 43enne di Monguelfo, esponente dell'Unione Commercio, che succede a Hansi Pichler, rappresentante della GFAO. Questi 2 anni non erano facili perché abbiamo l'economia che al momento non va avanti come le imprese lo vogliono, abbiamo una tassazione molto pesante sulle nostre imprese, 2 anni proprio difficili. La presidenza per statuto è assegnata a rotazione a una delle 6 categorie rappresentate nel Wirtschaftsring.
Come detto, nel prossimo biennio sarà Philip Moser a ricoprirla. Tra gli obiettivi, un dialogo più proficuo con l'Unione degli imprenditori di lingua italiana, l'USEB, pochi cenni alla crisi, anzi, la sua azienda si occupa a Monguelfo di internet e sistemi IT. La disoccupazione è parola sconosciuta, anzi, in questo settore, dice, si fa fatica a trovare addetti. Questa settimana abbiamo sentito tanto nelle mass media della disoccupazione dell'Alto Adige. Nel nostro settore, nel settore tecnico, IT, ma anche matematico, non c'è nessuna possibilità di trovare personale specializzato. L'esito delle elezioni europee non è ancora stato del tutto metabolizzato in Forza Italia, sia a livello nazionale come locale. Ciò nonostante, la deputata altoatesina Micaela Biancofiore guarda al futuro del partito con serenità. La voglia è quella di buttare il cuore oltre gli ostacoli, prendendo spunto dal titolo del suo libro appena pubblicato, e di ripartire puntando sui giovani. Bisogna ripartire più forti di prima, abbiamo tanti giovani, perché non è vero che... come si suol dire, che le sconfitte lasciano solo amarezza. Le sconfitte fanno anche crescere una nuova classe dirigente, ci sono anche, si ritrovano le persone, appunto, come dicevo prima, che più ci credono. E quindi cosa è mancato? Semplicemente è mancata una leadership. Oggi bisogna trovare una leadership, spero tanto una leadership giovane, che non sia sempre la sottoscritta, ovviamente, qualcuno che ci creda veramente, che coinvolga, non elimini. A finire sul banco degli imputati, dopo il risultato ottenuto alle europee del maggio scorso, 4,7% dei consensi contro il 12,8% incassato dal PDL alle precedenti europee del 2009, è stato il coordinatore regionale di Forza Italia, Enrico Lillo. Purtroppo Lillo è mancato in tutto dal mio punto di vista, io sono molto delusa sul piano umano e personale, perché appunto avevo investito moltissimo su di lui. Sa, quando i primi atti che si fanno è cacciare un giovane come Alessandro Bertoldi, che è un po' il fiore d'occhiello di tutta Italia del partito, perché un giovane che ha 19 anni, insomma, si impiega totalmente, si dedica totalmente alla causa politica, insomma, ad avercene ragazzi così, e lo fa con una serietà assoluta, coinvolgendo gente. Sa, non è il verbo di Berlusconi quello che ha utilizzato Lillo nell'ultimo periodo. Berlusconi ha sempre detto aprite le porte, ed è il modo in cui io ho sempre amministrato il partito, ho sempre fatto politica dal 94 ad oggi. Per il momento il ruolo di coordinatore regionale non è comunque in discussione, anche se... Poi se non sono io che deciderò se farà ancora il coordinatore regionale o meno, lo decideremo col presidente Berlusconi, come abbiamo deciso la sua nomina, insomma. L'onorevole Biancofiore ha poi evidenziato la linea che verrà intrapresa dal partito, fondato da Berlusconi. Come primo punto saranno organizzate le primarie di coalizione in Trentino Alto Adige. I possibili candidati sindaci targati Forza Italia saranno poi scelti dalla gente attraverso un selection day, e poi si torneranno ad organizzare i congressi. Ladri in azione nella notte fra giovedì e venerdì al ristorante Il Tinello di via Conciapelli 38 a Bolzano. Dapprima i malviventi hanno tentato di scardinare la porta principale del locale. Non riuscendovi, si sono portati nell'area esterna, dove oltre a diversi tavoli si accede anche ad un magazzino. Hanno sfondato una piccola finestra, riuscendo, non si sa come, vista la misura ridotta dello spazio, ad entrare a far man bassa di vini, liquori e prosciutti crudi. Sono entrati i ladri nel nostro giardino, hanno scassinato la porta d'ingresso, non riuscendoci sono passati nel magazzino che abbiamo esternamente dal ristorante, hanno forzato la finestra, sono riusciti a entrare. Hanno creato un gran casino all'interno del magazzino, dopodiché hanno portato via tutto quello che erano alcolici, dunque grappe, vino, birra, l'assurdo che hanno portato via tre casse di birra, che è più il rumore che fanno portarle via che il resto. E hanno fatto solo danni, diciamo, perché il valore di per sé del materiale rubato, insomma, si aggira intorno ai 1000 euro, niente di più. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, sono venute a fare un sopralluogo, dopodiché hanno chiamato la scientifica, che hanno notato che non c'era nessuna impronta digitale di nulla, insomma. Gli anesi dello scasso li hanno lasciati addirittura qui, si vede che sono stati disturbati, e ripeto, è stato un gran danno più che altro per il ristorante di per sé. Sluderno, centro di 1800 abitanti in Alta Val Venosta, con una vita politica piuttosto vivace, se non addirittura tormentata.
Nel dicembre scorso 8 dei 15 consiglieri comunali si dimisero in polemica con il sindaco Erwin Wegmann dell'SVP. Ne seguì, come previsto dalla legge, il commissariamento dell'amministrazione municipale fino alle elezioni del 4 maggio scorso, dalle quali lo stesso Wegmann, che nel frattempo aveva dato vita ad una lista civica, uscì vincitore con il 50,7% dei consensi. I problemi di governabilità sono però subito tornati a farsi sentire. Impossibile o quasi formare una giunta solo con la SVP. Di mezzo c'era anche la questione delle quote rosa. Di qui la decisione di distribuire le quattro poltrone di giunta fra tutte e quattro le liste che si erano presentate alla tornata elettorale. Vale la pena di spiegare che anche i Freiheitlichen avranno un assessore. Il 4 maggio avevano incassato soli 23 voti. Questa però è parsa l'unica soluzione. Ora bisognerà vedere come le quattro forze che finora si sono date battaglia potranno andare d'accordo in seno all'esecutivo. Allora io spero e sono sicuro che siamo tutti adulti, abbiamo proclamato facendo le nostre liste prima delle elezioni di voler lavorare per il popolo, per la popolazione di Sluderno, per cui è il nostro dovere, però anche il nostro obbligo di trovarci adesso come in una certa pace e anche tranquillità. Dunque quattro formazioni politiche per quattro posti in giunta. Per completezza ricordiamo che in consiglio siedono sei rappresentanti dell'SVP, sei della lista del sindaco Wegmann, due di un'altra lista civica e uno dei Freiheitlichen, equilibri delicatissimi. Il primo progetto che vogliamo iniziare o proseguire è l'asilo, praticamente la scuola materna. Poi abbiamo pure la casa degli anziani che dobbiamo costruire dal fondo. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. 2M2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige.